Tutti e benvenuti all'Isola di Carta. Oggi recensione del Zagor gigante intitolato La maschera del diavolo. Questa è stata una storia bellissima che finalmente mi ha riconciliato con lo spirito, con la scure, dopo gli ultimi scadenti e noiosi ultimi numeri, quelli della serie regolare. Anche in questo caso, come mi viene pensato, come in Dylan Dog, quelli dell'Old Boy, anche in questo caso questi di questa serie speciale sono nettamente superiori a quelli della serie regolare. Questo perché? Perché fondamentalmente non si parla soltanto di western oppure di storie abbastanza scontate e banali, ma perché quando c'è l'elemento gotico, le storie di Zagor, secondo me, acquistano un fascino, un interesse unico. Ma andiamo subito a dire che la sceneggiatura è di Alessandro Russo, i disegni sono di Esposito Bros, la copertina, come al solito, meravigliosa e spettacolare, è di Alessandro Piccinelli. Guardate che spettacolo questa copertina di Piccinelli, con questa maschera in primo piano che sarà la vera protagonista di tutta questa vicenda. Ma di cosa ci parla questa sceneggiatura, questo numero di Zagor? Allora, l'albo si apre con una rapina in banca che è finita male. Da qui si scoprirà che questa rapina finita male ha un legame, ha in comune alcune morti raccapriccianti che stanno attraversando e stanno avvenendo a Darkwood. Le vittime sono orribilmente sfigurate e come se i loro volti fossero ustionati, con le bocche distorte in un sinistro sorriso. Ma non è stato il fuoco a ridurle così, e su questa faccenda ci sono appunto molti dubbi. Ma l'unico che non ha dei dubbi e teme che possa trattarsi di un misterioso morbo che non fa distinzione tra bianchi e indiani sarà un vecchio indiano, una vecchia conoscenza, chiamato appunto Molti Occhi, che insieme a Zagor darà l'input per seguire la scia di morte fino a scoprire poi una verità ancora più terribile, quando appunto Zagor si troverà faccia a faccia con la nuova incarnazione di un nemico che credeva di aver sconfitto per sempre e che lo spirito con l'astur non riuscirà però a sconfiggere con le sue sole forze. Di chi si tratta ovviamente non vi dico, per non rovinarvi la lettura, vi dico soltanto che è una lettura di ben 194 pagine che però si fa in maniera molto veloce, cioè una lettura molto scorrevole, a differenza, come dicevo prima, di molte storie, specialmente le ultime della serie regolare dello Zenith gigante, che appunto sono secondo me molto pesanti e abbastanza monotone. Queste appunto si legge tutto d'un fiato e si arriva alla fine in men che non si dica. I disegni spettacolari di Esposito Bros appunto sono molto convincenti. Evito di farvi vedere certe tavole perché altrimenti farei spoiler e non servirebbe a nulla quello che ho tessuto prima. Vi faccio vedere Molti Occhi, vecchia conoscenza di Zagor. Guardate che bella questa caratterizzazione, sempre molto dettagliata, soprattutto anche le ombreggiature sono state rappresentate e tratteggiate molto bene, con dei volti assai plastici. Allora c'è, vi dico soltanto questo, la rappresentazione di una maschera che sorride, che se non sbaglio apparve anche in un Color Zagor, non ricordo quale numero, se qualcuno se lo ricorda me lo faccia sapere, ma mi è piaciuta molto la rappresentazione di certi cadaveri che sono completamente sfigurati. Ecco, quindi cerco di stare attento a parlare perché, come dicevo prima, non voglio farvi spoiler di nessun tipo. Zagor è molto convincente, anche il suo rapporto con Cico in questo numero mi è sembrato particolarmente brillante e poco scontato. È il rinsaldarsi di una lunga amicizia e Cico secondo me non invade il campo allo spirito con la scura. Certamente il ricordo di un film tipo La maschera di ferro è riconducibile certamente a questa serie, a questo numero, e come vi dicevo prima, secondo me le storie più belle di Zagor sono queste che uniscono il tratto horror alla narrativa western. Questo, secondo me, se si puntasse di più su questo genere
Zagor ritornerebbe in auge come ai vecchi tempi, stile Odissea americana, Zagor contro il vampiro e tanti tanti numeri che appunto hanno fatto la fortuna di questo spirito con la scura. Volevo soffermarmi sulla copertina perché è davvero spettacolare. Guardate la rappresentazione di questa maschera dietro, come è stata appunto ben caratterizzata, con questo ghigno satanico colorato di verde, molto rappresenta evocativo, direi, molto evocativo. E lo spirito con la scure, guardate questa alternanza di ombra sul corpetto appunto di Zagor, dove c'è l'aquila, che appunto è un'ombra che garantisce profondità proprio a questo tipo di immagine. Quindi un albo certamente da recuperare, come dicevo prima, di gran lunga superiore allo Zenith gigante. Vi faccio vedere la copertina del prossimo trimestrale, che ripartirà dai racconti di Darkwood, in cui c'è una storia che credo sarà molto bella, che leggendo l'Incipit mi ha fatto pensare a un film, Balla coi lupi, con Kevin Costner, film degli anni 90. Non vi so dire di più perché questo uscirà il 20 maggio, quindi tra qualche mese, e quindi non è dato da sapere. Però dall'Incipit si capisce, perché qui viene detto che vedremo Zagor stringere una strana alleanza con un lupo che sembra dotato di intelligenza umana. E qui ovviamente mi è andato subito il riferimento proprio a Balla coi lupi. Bene, io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi consiglio l'acquisto di questo albo se amate certe storie gotiche dal sapore un po' horror, in cui la narrativa tradizionale si mescola appunto all'esoterismo e ne esce fuori una miscela davvero vincente. Bene, appunto io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi saluto di nuovo dall'Isola di Carta, ciao a tutti e ciao da Massimo.